Ciao a tutti ragazzi, io sono IvanFS88 e come al solito vi do il benvenuto in questa 22esima puntata di Zootechnifarm. Oggi sono single player è da un po' che non faccio più video su questa serie né sulle altre per problemi di computer e per problemi miei di salute che non sono stato molto bene, ma comunque adesso riprendiamo, ci lasciamo dove eravamo rimasti, cioè allo scaricare dei bancali di fertilizzante e di semi che li metteremo qui nell'apposito scaffale. Abbiamo dietro le quinte irrorato, finito di irrorare tutti i campi, quindi sono tutti a posto. Questa mattina presto ho già spalato e sistemato qui dalle vacche e dalle pecore. C'è ancora un po' di erba qui, vedete. Allora, come prima cosa sistemiamo questi, andiamo direi a cambiare le gomme al nostro 110-90, mettiamo le gomme quelle normali, non voglio intrigare di essere queste, non vorrei sbagliarmi, infatti è tutto. Configura pneumatici standard, eccoci qua. Allora scarichiamo i nuovi bancali, poi vi... no, ho finito il caricatore. Allora ho finito il caricatore. Aspettate, devo probabilmente reimpostarlo. Allora, forca per bancali. Caricatore frontale. Così ce lo ritroviamo. Poi volevo spiegarvi quali saranno le prossime azioni che verranno fatte all'interno della nostra farm. Magari ve ne parlo mentre scarichiamo. Avevo in mente di acquistare il campo qui davanti alla farm, seminarlo ad erba e con l'aiuto di una ditta locale costruirvi dei capanni per stoccare un po' meglio questi macchinari e per avere il posto poi per stoccare barbabietole e patate che ci serviranno per andare avanti con la zootecnica, quindi con l'acquisto dei maiali che finora purtroppo non abbiamo potuto acquistare perché non avevamo né soldi lo spazio. Rimaniamo sempre con i magazzini di balle, erba e paglia lì, sono comodi per fare la rotazione mista. Aspettiamo questo. Ci riposiamo sopra. Uso le forche di default perché con le CSZ quest'anno nel 2017 io
Non riesco a trovarmi con le forche per i bancali della CSGZ. Combino più malanni che altro, quindi preferisco utilizzare queste. Aspetta, devo dire sono migliorate parecchio in fronte al 15. Qualche pitfake, che solitamente è il momento giusto per fare le pitfake. Ok, questo è l'ultimo. Il lato per vedere meglio. Perfetto. Tutti i raccolti che avevamo fatto sono stati stoccati o venduti per arrivare a quella, alla cifra che abbiamo lì. E abbiamo seminato, vi faccio vedere anche a voi, i campi. Il numero 15 ad orzo. Il numero 4 a frumento e il numero 5 sempre ad orzo, che poi andremo a trebbiare con la nuova mititrebbia che abbiamo in farm, che è la Clash. Allora qui deponiamo le forche, così chiama qui, deponiamo le forche come le uova. Usiamo anche un percatore. Il piatto direi che lo portiamo a fare un piccolo bagnetto. Tutto dietro, schivando rovite. A destra manca. Eccolo qua. Perfetto. Andiamo a mettere via il nostro 1000 super di tè. E il nostro rimorchio della Joski, bellissimo rimorchio, una bella morte che ho trovato prima d'oro. Allora questo lo portiamo a fianco allo stand di locale. Poi provvederemo a sfruttare anche lo spondiletame prima della prossima aratura o comunque della prossima... Guarda un po', perfetto. Prima della prossima erpicatura. Tanto come potete vedere ci sono le nostre belve all'interno dei capanni. Poi vediamo se... arriverà qualche trattorino un po' più recente. Questo è un rimorchio rallato che abbiamo preso dal pack Fortuna, molto bello, fatto molto bene. Ok, perfetto. Allora andiamo a lavare il nostro Fiat 110-90. Poi vi parlo di quello che avevo in mente per lì fuori. Ormai sarà questo il trattorino della farm, visto che non abbiamo più Universal e comunque siamo passati a cilindrate e cavallerie superiori, questo lo manteniamo in farm. Ottimo, andiamo a caricare anche questo. Perfetto, ci sarebbe anche il Lamborghini da lavare, ma lo laverò io dopo, dietro le quinte.
Allora, qui c'è la stella dei maiali, che ho detto che acquisteremo a breve. Li dovremo portare qui, così per creare, diciamo, il completamento di tutta la zootecnica che c'è per ora in farming di default. Ecco, allora, il mio pensiero era quello di acquistare questo campo qui. Faccio vedere così. Acquistare questo campo, seminarlo pure l'appunto ad erba, poi vedere come posizionare questi due o tre capanni per ampliare, diciamo, la nostra farm. Se qualcuno ha idea di come fare per non seminarlo ad erba o qualcosa, può scriverlo nei commenti del video, mi farebbe piacere. Poi vedremo di abbellire un po' il tutto e così ci sfruttiamo, diciamo, ci creiamo un ampliamento della farm che serve molto per essere un po' più comodi, perché sennò. Ok, allora questa è la clash. Bellissima trebbia. Qui c'è la nostra barra da mais. Cappello, mais e girasole, insomma. Tutto il resto è rimasto invariato e anche sono riuscito a recuperare il salvataggio e tutto dal vecchio hard disk del PC, quindi direi che siamo stati anche molto più che fortunati. Allora, io magari per questa puntata mi preparo con la trebbia in campo. Cominciamo a trebbiare un po' insieme. Visto che ci siamo. Grazie, meglio, grazie. Allora, vediamo se di qua riusciamo a passare, ma penso proprio di sì. Invece forse è meglio passare di là. Ok, facciamo il giro. Abbiamo deciso di prendere questa trebbia qui per cambiarla dalla solita case e perché comunque abbiamo visto che non... questi terreni non servono trebbie molto più grandi. Aspettiamo che escano delle auto livellanti, ma non sono ancora uscite. Da quel punto di vista siamo in perfetto. Allora, la dispieghiamo. Paglia che raccogliamo presumibilmente verrà ballata e stoccata, perché c'è un bel scotto di paglia. Eccoci tornati allora ragazzi, in tre passate nemmeno del campo ho già riempito la trebbia, quindi la sto svuotando nel carro Joskin attaccato al 180-90. È un'ottima cosa perché significa che i nostri stadi di fertilizzazione sono perfetti, abbiamo un'ottimissima resa del campo. Direi che io a questo punto vado avanti con la trebbiatura dei campi, un po' dietro le quinte, poi nella prossima puntata, nella 23esima, finiremo la trebbiatura e inizieremo con la ranghinatura della paglia per poi raccoglierla, stoccarla oppure venderla. Ora vediamo se troviamo qualche offerta e cerchiamo di mettere via il maggior numero possibile di soldi, di euro per l'acquisto del campo davanti e per l'ampliamento della nostra farm. Direi che possiamo chiudere così, grazie della visione, ci vediamo nella prossima puntata. Ciao ciao!